è un luogo di memoria assoluta di gran parte della Sicilia occidentale, un feudo da sempre, perché la prima origine dello stesso castello e del paese è araba, e diventa un feudo in periodo normanno e lo rimarrà fino al 1397. Sarà il re aragonese Martino il Giovane che darà la baronia a un nobile chiamato Ubertino de Grua. Così rimarrà fino al 1622, quando verrà concesso che tale baronia diventerà un principato. Non siamo in una Sicilia persa dell'entroterra con una importanza relativa. Siamo in un luogo di assoluta importanza. Quando si studia Carina, ci troviamo collegati a Trabia, a Musomeli, a Missilmeri, a Erice, Terasini, Montelepre. Marchese di Rigalmisci, barone di Montelepre. Quindi quando noi evochiamo il caso della baronessa di Carini, parliamo di una famiglia estremamente importante, ricca, possiente, che sono questi La Grua, diventati dopo La Grua Talamanca. Quando un certo Vincenzo II di tale famiglia si sposa all'età di 16 anni, Laura Lanza di Trabia, figlia di Cesare, signor di Missilmeri, Musomeli e Trabia. Che sia cancellato il passato, da adesso in poi tutto sia nuovo. Così come il paese, il castello ha una storia che si fa avanti, in qualche modo su un asse globalmente ovest-est, sarebbe dal mare verso la montagna, e poi il paese lentamente cresce verso il monte, così come il castello si protrae verso ovest. E siamo proprio nella parte che corrisponde all'antico ingresso del castello. Mentre il marito Vincenzo II viveva a Palermo, la baronessa, lei viveva qui, e il feudo vicino a quello di Carini, Montelepre, dove, che apparteneva all'epoca a una famiglia Vernagallo. E ecco che nasce una storia d'amore tra questa baronessa e un suo parente, perché le famiglie sono apparentate, un certo Ludovico Vernagallo. Il padre, Cesare Lanza di Trabia, ammazza la propria figlia, probabilmente con l'accordo di suo marito. La legge dice che un crimine passionale può essere perdonato a tre condizioni. Deve essere verificato il fatto in flagranza. Deve accadere l'omicidio a casa del padre o a casa del marito. E la terza condizione è che entrambi i rei devono essere ammazzati, non solo uno. Queste tre condizioni sono riunite nel caso della baronessa di Carini. Il caso, immediatamente, anche per volontà del re d'Aragona, è stato insabbiato, archiviato, al punto che la giovane signora è stata cancellata dall'albero genealogico della famiglia. Il tabernacolo, nicchia unica, e i balconi privati per i maestri, che potevano quindi assistere alla messa direttamente nella parte del presbiterio, mentre le donne si trovavano al matroneo. Piccola, ma estremamente elegante. Questa storia delle squame, questa è una costante esoterica, non riusciremo mai a
a farne a meno. Tranne che qui tutto, la cosa impressionante è che hanno inglobato tutto lo spazio di vita ed è solo nell'alto che tu te ne puoi liberare esotericamente mediante la palma che stranamente sembra di aloro ed ulivo e non palma del martirio, che sarebbe quindi cultura e pace. Nel 1800 tale Salvatore Salomone Marino pubblica il lavoro di una vita, sembra che abbia speso 40 anni a cercare in tutta la Sicilia le tracce della leggenda della baronessa di Carini. Ne ha trovato 394, se non erro. Dopo l'opera di Marino subentreranno il P3, il Leonardo Sciascia, che ne parleranno, con un po' più di volontà di capire veramente i fatti. E ci sarà un evento in Francia, 1834, quando su un noto giornale, una rivista molto diffusa, un marchese di Bosco pubblicherà una storia incredibilmente noir che tramanderà nella leggenda siciliana la traccia della mano insanguinata della baronessa su una porta del castello e il fatto che il suo fantasma appare regolarmente in questo castello, così come quello del Vernagallo sembra vestito da monaco. Tutto questo romanticismo che ha aiutato, anche se nato all'estero, ha aiutato la leggenda, diciamo, a farsi strada fuori dei confini italiani. Ecco l'altra scritta, recedant vetera, che il vecchio scompaia. Questo è un chiaro riferimento al caso della baronessa. Dalla preistoria, con delle grotte, ne abbiamo qualche sei sul territorio, dove sono rinvenuti degli elefanti nani, il famoso cervo di Carburangeli, il lavoro del gemellaro in particolare che lo ha portato a nostra conoscenza. Abbiamo due donne che hanno fatto la storia di Carini, la baronessa, ma anche nell'antichità una certa Laida, che è finita prostituta sacra a Delfi. Abbiamo dei kanat, acquedotti sotterranei di costruzione araba. Soprattutto la prima città sul mare, un porto naturale, Icara, la quale leggenda pretende che sia stato lo stesso Dedalo giunto in Sicilia che l'abbia fondata, questa città di mare, a memoria del figlio Icaro. Mi piace questa ritmica dei baluardi. Baluardi a coda di rondini, che indica che siamo qui nel partito del Papa, cioè i ghibellini. In qualche modo non abbiamo mai rinunciato ad alcuni tipi di architettura passato. Un arco leggermente a sesto acuto, a sopportare un solaio, determinante un'alcove con feritoia poi murata. Entriamo nel merito del recupero delle acque piovane e tutto assieme a un sistema di difesa. Ha lavorato bene questo palazzo.
questo è un castello che è nato proprio dalla viva roccia, come ne abbiamo tanti esempi in Sicilia, l'antica porta d'ingresso principale. E qui in fondo l'antica Icara, è proprio lì in fondo dove c'è questa insenatura che corrisponde oggi all'incirca Marina Longa. Alle spalle del Monte Columbrino arriva il torrente Sciachea. Dalla Icara risaliamo nelle zone delle grotte, tra le quali possiamo annoverare anche le catacombe di Villa Grazia, che potrebbero riservare una bella sorpresa in futuro per l'estensione che già si indovina. Se sembra tutto concepito per la difesa, questo castello non ha mai assunto mai un ruolo militare, è stato più che altro una stupenda casa di rappresentanza, di festeggiamenti, balli, un raduno della nobiltà palermitana.